Amazzoni Santa Arcangelo Nuova Fita deve assolutamente tirarsi fuori dalle sabbie mobili di classifica di fronte alla sorpresa di questo torneo come neopromossa il Gatteo. Gli ospiti viaggiano a ritmo alto, avendo tra le proprie file diversi elementi interessanti. La dinamicità di Niang, associata a quella di Endai, crea scompiglio alla retroguardia locale. Nuova Fita che risponde lanciando Barducci, ex Gambettola, nell'11 titolare. Arbitra la gara Moschella della sezione di Bologna. I gialloblu partono forte, dando già il bersaglio a quarto con Alessio Balducci. Il suo diagonale risulta velenoso ed efficace, ben angolato, che non lascia scampo all'ex Granata Castagnoli. 1-0 per il Nuova Feltia. I padroni di casa sfiorano il raddoppio. Luzzi mette sul fondo un traversone per la testa di Barducci, che non impatta nei migliori dei modi, e quando il Nuova Feltia si scompone commette i soliti errori. Qui Alimei viene lasciato inspiegabilmente solo, libero di portare palla e mirare l'angolino, laddove Romani non può arrivare. 1-1 e nuovo equilibrio in campo. La reazione Nuova Feltia per via da calcio piazzato. Mezzgur chiama la deviazione in corner ai Castagnoli, che deve ripetersi sulla sola di Barducci. L'attaccante porta avanti il pallone e poi scarica in bocca al portiere, mentre il Gatteo dall'altra parte sfiora il vantaggio con Niang. Romani in superlativo. La punizione Alimei mette di poco al lato, mentre Mezzgur abilmente si procura un rigore generoso. L'ha descritto lo stesso attaccante, spiazza Castagnoli ma trova il legno superiore a negargli la gioia dei gol. Ma la beffa è dietro l'angolo. Nell'altra area questa volta viene fischiato il penalty a favore dei Gatteo, ma gli ospiti, a differenza dei rivali, non sbagliano, portandosi in vantaggio con Alimei, anche se Romani intuisce la traiettoria. Endai vuole da subito il tris, ma Romani c'è e si fa trovare pronto anche in questo caso. Nuova Feltia anche sfortunato. Questa girata in aria trova Castagnoli ben appostato. Sulla ribattuta Luzzi invece trova l'opposizione del muro difensivo ospite. Nella ripresa Endai segue l'azione di Camillini, tramutando in gol il passaggio finale del compagno. 1-3 e questa è una mazzata tremenda per il Nuova Feltia, che non riesce più a rendersi pericoloso dalle parti di Castagnoli, anche se si tenta di fare quel che si può. Invece, dall'altra parte, Romani è costretto agli estremi per evitare un passivo più pesante, intervenendo su Niang. Di Filippo è entrato nella ripresa l'occasione per riaprire i giochi, ma calcia alto. Endai cerca di sfruttare questa punizione battuta velocemente. Romani ci mette una pezza e, sempre dallo stesso lato, a porta sguarnita, Fiori si divora il poker. Ma a rimediare l'errore del compagno ci pensa Gobbi, che, seguendo la sola personale del compagno, in un 2 contro 1 confeziona il poker, decretando la fine dello spettacolo. Game over al Mazzola, sosta sacrosanta per il Nuova Feltia per riordinare le idee. Per il Gatteo 28 punti che sanno di bravura, squadra che gioca a calcio divertendosi e divertendo.